Mezzanotte 48 minuti, edizione della notte. Il governo sta preparando una norma che dispone la creazione di un fondo con il contributo delle banche. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'economia Padoan in commissione bilancio alla Camera. Lo ha fatto al termine di una giornata nella quale l'esecutivo è stato preso di mira da più parti per il decreto salvabanche, ma ha anche incassato l'ok dell'Unione Europea alla costituzione di una corte d'arbitrato per aiutare le vittime del crack dei quattro istituti. L'Unione Europea tende la mano all'Italia sulla gestione delle quattro banche salvate dal governo, in particolare Bruxelles approva la proposta di affidare alla Consob l'arbitrato per risarcire gli obbligazionisti che hanno perso i propri risparmi, risarcimento che avverrà attraverso un fondo di solidarietà creato con il contributo degli altri istituti di credito. Sulla riforma del sistema del credito è tornato a parlare anche Matteo Renzi. Un intervento di riforma è quanto mai urgente, ha detto. Secondo il Premier, il salvataggio della Popolare dell'Etruria, della Banca delle Marche, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della provincia di Chieti ricorda che mettere mano al sistema creditizio italiano è una necessità. A Renzi ha fatto eco Piercarlo Padoan, secondo il ministro dell'Economia. L'Italia ha bisogno di un sistema finanziario sano ed efficiente per consentire alle imprese di raggiungere il pieno potenziale. Padoan ha rivendicato la scelta italiana di affidarsi al fondo di risoluzione invece che a quello di garanzia come unica strada praticabile rispetto a quelle elencate dall'Unione Europea ed ha negato qualsiasi legame con i diktat dell'Europa sulla flessibilità. Il Ministero dell'Economia ha anche fornito i dati sui costi ed i benefici delle operazioni salvataggio. La procedura di risoluzione ha garantito risparmi per circa 1 milione di correntisti. Per quanto riguarda invece la vicenda di Luigino D'Angelo, il pensionato correntista di Banca dell'Etruria, suicidatosi a Civitavecchia dopo aver perso tutto, la Procura di Roma ha acquisito materiale necessario ad avviare l'inchiesta nel procedimento. Si ipotizza il reato di istigazione al suicidio. E questa sera a Firenze ha preso il via la sesta edizione della Leopolda. Chi viene per parlare di correnti può restare a casa, ha detto Matteo Renzi nel presentare un'edizione vetrina per raccontare cosa è stato fatto dal governo nell'ultimo anno, ma un'edizione sulla quale si è abbattuta adesso la vicenda del decreto salvabanche con relativa protesta dei tanti risparmiatori che si considerano truffati e che hanno già annunciato la loro presenza a Firenze per domenica. Pochi parlamentari, pochissimi ministri, assente Maria Elena Boschi, qualche polemica e naturalmente divisioni, quelle all'interno dello stesso PD che in questo fine settimana si dividerà tra la Leopolda e la manifestazione organizzata dalla minoranza Dem a Roma. E adesso noi andiamo in Francia, dove lo spettro della possibile vittoria del Fronte Nazionale al ballottaggio delle elezioni regionali anima il dibattito con il primo ministro Valls, che ha detto se il Fronte Nazionale, il partito della Le Pen, vincerà potrebbe portare questo ad una guerra civile. Vigilia infuocata per il ballottaggio delle regionali in Francia. Il premier Manuel Valls a incendiare la campagna elettorale sperando ad alzo zero contro il Front National di Marine Le Pen, in testa dopo il primo turno di domenica scorsa in 6 delle 14 regioni al voto. La visione dell'estrema destra attacca Valls, predica la divisione. Questa divisione può portare alla guerra civile. Già nei giorni scorsi il premier socialista aveva invitato gli elettori del suo partito a votare domenica per i candidati conservatori nel secondo round delle regionali nelle circoscrizioni in cui potrebbe vincere il Front National. I sondaggi dicono che la strategia della desistenza socialista potrebbe risultare vincente per i repubblicani di Sarkozy nella regione di Calais, dove Marine Le Pen ha vinto al primo turno con il 41%, e anche nella Costa Azzurra, dove la nipote Marion ha ottenuto oltre il 40%. I candidati socialisti si sono ritirati, 3 elettori su 4 sono pronti a votare lo storico avversario conservatore, pur di sbarrare la strada a Marine Le Pen. Sondaggi falsi e manipolati, ha tuonato la leader del Front National, che si è spinta a evocare possibili brogli. Credo che il Partito Socialista abbia concluso questa campagna in modo vergognoso e violento, ha aggiunto. Il primo ministro dimentica che la Francia è in guerra contro i fondamentalisti islamici, che usano il lassismo e il comunitarismo del Partito Socialista e che hanno giustiziato i nostri figli un mese fa a Parigi, uccidendo 130 persone.
Con le immagini adesso ci spostiamo in Libia, dove continua l'avanzata dell'ISIS. Gruppi jihadisti avrebbero conquistato la città di Sabrata, a 70 km da Tripoli, a 30 dal confine con la Tunisia. Sabrata, sede di un importante sito archeologico, occupato per alcune ore dalle truppe del califfato, che poi si sarebbero ritirate. Intanto è stata annunciata dalle delegazioni di Tobruk e Tripoli l'intesa su un governo di unità nazionale della Libia, con l'obiettivo di chiudere la guerra civile. L'accordo proposto dall'ONU verrà firmato il 16 dicembre. Di favorire una soluzione politica e diplomatica si occuperà la conferenza sulla Libia, che comincerà domenica a Roma. La pagina della cronaca: Stefano Cucchi fu vittima di un violento pestaggio da parte dei carabinieri. Lo scrive la Procura di Roma in una richiesta di incidente probatorio per chiedere alla GIP una nuova perizia medico-legale sulle lesioni patite da Cucchi. Pestato dai carabinieri, che poi ostacolarono scientificamente le indagini. È una nuova svolta il caso di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni, morto a Roma in ospedale nell'ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto per possesso di droga. Secondo la Procura di Roma, che ha richiesto un incidente probatorio, Cucchi nella notte tra il 15 e il 16 ottobre fu sottoposto a un violentissimo pestaggio da parte dei militari appartenenti al comando di Roma Appia. 5 carabinieri sono indagati, 3 per lesioni personali aggravate e abuso d'autorità, 2 per falsa testimonianza. La prova che potrebbe inchiodarli in una consulenza radiologica che sul corpo del ragazzo ha stabilito una frattura lombare mai notata in precedenza. Per questo la procura ha stabilito una perizia medico-legale. Nell'arco di tempo che va dalla perquisizione nella casa dei genitori all'arrivo nella caserma Tor Sapienza, Cucchi fu picchiato, probabilmente, scrivono gli inquirenti, per una condotta di resistenza dell'arrestato al momento del fotosegnalamento. Dopo l'assoluzione di 3 agenti della polizia penitenziaria, 3 infermieri e 6 medici, la nuova inchiesta sembra prendere una direzione decisa. Stiamo correndo a grandi passi verso la verità, dichiarato illegale della famiglia Cucchi. È stata rinviata alle 9 di questa mattina la sentenza della Cassazione nel processo ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. La Procura Generale chiede di annullare con rinvio la condanna di Stasi per l'omicidio di Garlasco. In accoglimento del ricorso dell'imputato Alberto Stasi, che chiede la cancellazione della condanna, e del ricorso del Procuratore Generale di Milano, che chiede al contrario il riconoscimento della aggravante della crudeltà. Dunque sentenza rinviata alle 9 di questa mattina. Mezzanotte 55, ci fermiamo qui. L'appuntamento con l'informazione, come sempre, torna a partire dalle 6:30. Buonanotte.